zone rosse sono domiciliari, quindi okay, ogni utenza avrà i suoi contenitori. Bene. Nel giro di qualche mese. Questa è una progettazione puntuale che farà un professionista che siamo per incaricare, ed è quella più complessa per la quale ogni cittadino riceverà i contenitori. Da quando accadrà questo? E questa partirà, non appena la progettazione esecutiva sarà pronta, abbiamo stimato fine autunno, come ho detto. Quindi i cittadini, in ogni casa, avranno tre cassonetti piccolini, giusto? Avranno le... dipende dalla progettazione, sì. Dipenderà dalla progettazione, perché per esempio in alcuni centri storici, dove gli spazi urbani sono molto limitati, addirittura si è preferito, sta pensando, questo stiamo vedendo a Bari con il CONAI, nel centro storico si è pensato addirittura di darne una sola di Fatumelo, perché non c'era lo spazio fisico per metterne tre. Questa è una valutazione, per esempio, però nel centro storico di Santo Spirito, dove il Porta a Porta è partito l'anno scorso, sempre a Bari, il centro storico consente, lì è un poco più ampio, ha consentito le tre pattumelle, lì siamo andati con le tre pattumelle. Ok, nella zona rossa si parte autunno, nelle famiglie no, con diciamo il Porta a Porta. La zona rossa invece superiore, che quella... quella periferica, diciamo. Quella, no, quella superiore è stata quella... fatta Porta a Porta per due motivi. Non ha le caratteristiche del centro storico. E quella che zona è? Quella è Villaggio Artigiani. Nel Villaggio Artigiani siamo partiti prima, siamo partiti l'anno scorso, perché avevamo un problema più legato ai conferimenti abusivi delle utenze non domestiche, anche se quello è un quartiere particolare, dovrebbe nascere come non domestica, in realtà è promiscuo. Comunque abbiamo fatto il Porta a Porta a tutti per consentire alle utenze non domestiche di avere i propri contenitori ed evitare di andare a buttare nei contenitori centrali dove avviene. Quello è già partito? Quello è già partito da un anno, adesso faremo un ripasso perché non essendoci stata un'attività di controllo e sanzionamento molto puntuale, c'è una piccola deriva che bisogna correggere, però il servizio ci ha già consentito di togliere tutti i contenitori e di abbassare le quote di rifiuto abusivo che prima avremmo scaricato in tutti i contenitori centrali, dai rifiuti da costruzione e demolizione, dei paraurti, alle gomme, eccetera. Adesso lì ognuno c'ha i suoi contenitori, tutte le aziende non domestiche hanno i contenitori all'interno, tutte quelle domestiche hanno i contenitori condominiali. Perfetto. Non ci sono più, quindi quella rossa è già partita. La zona blu invece? La zona blu e la zona gialla sono invece... No, la zona blu che zona riguarda? La zona blu è la fascia di contorno al centro storico, è quella dei quartieri all'esterno, quindi Corso Giannone, Matteotti... È delimitata da... E che cosa accadrà lì, direttore? Lì razionalizzeremo tutti i contenitori esclusivamente in raggruppamenti cosiddette isole ecologiche di base. Quindi ci saranno delle isole ecologiche? Ci saranno delle isole ecologiche di base composte, diciamo perimetrate, composte dai contenitori dei diversi tipi. La gente scende, va in questa isola? La gente avrà il vantaggio, perché diciamo la verità, per chi fa il Porta a Porta c'è uno sforzo di contenimento all'interno e di calendario. Di calendario. Con il servizio stradale noi consentiamo ancora ai cittadini di liberarsi al di là del calendario, anche se spingeremo per farlo osservare un calendario, perché noi lo faremo a calendario, perché altrimenti il servizio costerebbe uno sproposito. Sì, l'ha spiegato prima che ci sarà. Io devo necessariamente ipotizzare che i cittadini mi daranno il 35% di indifferenziato, perché se mi continuano a dare il 100% di indifferenziato, gli altri contenitori saranno vuoti e sarà pieno il contenitore dell'indifferenziato con i rifiuti a terra. E in zona blu quando si parte? Scusami Antonella. No, una cosa soltanto, per fare questo non servirebbe mettere meno bidoni neri? O no? Noi metteremo quelli giusti. Ogni isola sarà determinata perché non devo metterne meno, perché io ne dovrei mettere meno se continuassi a fare i servizi tutti i giorni. Siccome la raccolta la faccio ogni 2 o 3 giorni, allora il contenitore mi deve contenere i rifiuti indifferenziati di 2 o 3 giorni. Allora, mentre si riempirebbe in un giorno se fosse solo indifferenziato, se mi danno il 35% si riempie in 3 giorni. Ma avete calcolato il rischio che il nero probabilmente ha? Questa è una cosa che il transitorio sarà inevitabilmente soggetto a questo tipo di discorso. Faremo dei ripassi, faremo dei controlli, questo è inevitabile. In quella zona blu quando si parte? Allora, qui... No, volevo capire una cosa, quindi comunque si mantiene il contenitore dell'indifferenziata anche nelle isole ecologiche? E dove lo facciamo buttare l'indifferenziato? Perché nel Porta a Porta non c'è la pantomella per l'indifferenziato,
Cioè, però non c'è nessuno lì che controlla poi che cosa va nell'indifferenziata. E qui dobbiamo fare due lavori, uno di sensibilizzazione e uno di controllo sistematico. E poi dobbiamo credere nella collaborazione, ma vi ripeto, le prime prove fatte ormai più di 10 anni fa ci hanno dimostrato che i cittadini, se hanno i contenitori e se vedono il servizio puntuale, questo è importantissimo ed è la cosa sulla quale sto lavorando, se vedono il servizio puntuale la fanno la differenziata, perché se poi trovano il contenitore della plastica pieno dopo 2 giorni non è stato svuotato, se è stato svuotato lo prendono e buttano tutto nell'indifferenziata e il problema riparte come era prima. Quando si parte in quella zona blu? Allora, nella zona blu, quando comincio a fare i primi passaggi? Noi adesso chiuderemo i primi 3 step delle zone di cerniera, la zona blu, la zona gialla, perché abbiamo detto che... E quando accadrà? Diciamo che avremo bisogno di circa 1 mese per completare i primi 3 step e successivamente a partire da domani. Ok, la zona gialla invece che cos'è? Zona gialla è tutta prossimità, è carico laterale. Che significa prossimità e carico laterale? Il concetto è sempre l'isola ecologica di base. Essendo le strade però in questo caso larghe, ad alta percorrenza, ci sono degli spazi, in quel caso viene utilizzata una macchina con il monooperatore. Quella che il direttore anticipava prima, che era in grado di svolgere. Quindi lì che cosa vedrà accadrà in quella zona? Sempre l'isola ecologica di base, e camminerà non la macchina che carica posteriormente, ma quella che con la telecamera ha chiaro il cassonetto e lo scarica. E adesso giù troverete due tipi adesso di batterie. Ci sono anche quelle due tipi di batterie. Contenitori tutti nuovi, monooperatori, quelli che vedete adesso tutti brutti, fatiscenti, rovinati, eccetera, saranno messi tutti nuovi. Sono già giacenti in appoggi, i cassonetti sono già disponibili, quindi non è una promessa o non è un modo di dire, i cassonetti sono già tutti pronti. Sono quei 1200 che avete comprato? Sono i 1200, li dobbiamo soltanto collocare. Noi avremo nelle strade a grande percorribilità, quelle interessate dalla zona gialla, avremo le batterie di questi contenitori. Lì potrà passare una macchina con il solo autista a fare il servizio, con un abbattimento e un contenimento dei costi importante, mentre nella zona blu i contenitori saranno quelli tradizionali, per cui bisognerà far andare in giro gli operatori dietro macchina, perché dovranno scendere e prendere. Però la viabilità della parte blu è sicuramente diversa dalla viabilità. Quindi è una questione di viabilità rispetto alla differenziazione. Sicuramente quella cosa. E per questa zona gialla quando si parte? Contestualmente partiamo con tutte le cose. Il primo step è da Corso Roma, via Re Colombo, via Piani, via di Vettori. Abbiamo un totale di isole ecologiche complete. Cioè si parte da lì? Sì, partendo da lì. 40 isole ecologiche e andremo a servire 4.644 famiglie. Per quanto riguarda il secondo step, faremo via Volta, via Rotondi, via Guerrieri, via Marchiano, via Zingarelli, fino ad arrivare via Ordine Lorello e via Rosati. Anche in questo caso abbiamo 31 isole ecologiche complete e 2.867 famiglie servite. Terzo step invece, via Mazzini, via La Marmo, via Capozzi, via Filangieri, se vuole vi do la copia con i dati, avremo il totale di numero di cassonetti. Avremo 31 isole anche in questo caso e un totale di famiglie residenti di 3.123. Poi c'è il totale che vi può servire. Questi 3 step, in quanto tempo li completerete? Se tutto va male, ma deve andare male nel senso che, perché la cosa è complicata, devi levare quelli che stanno, aggiungere quelli che stanno, mandali prima a scaricare perché li troveremo sicuramente pieni, levali, portali, insomma. Se tutto va male, 1 mese.